Edizione di giovedì 9 febbraio, benvenuti. Alluvione nelle Marche 2022, 2,5 milioni per le auto e i furgoni distrutti, via alla ricognizione dei danni. Il presidente Acquaroli, una misura necessaria per riconoscere un contributo a chi ha perso un veicolo nella calamità. Tempi piuttosto lunghi per la riapertura del ponte a Valloni di Senigallia e quanto emerso da un'assemblea pubblica svoltasi nei giorni scorsi. Teatro in piazza contro la guerra, sabato 11 febbraio dalle 18 alle 19, 31esimo presidio in piazza Saffi contro la guerra per la pace subito, con Roberta Biaggiarelli attrice e autrice e con Gabriele Carbonari musicista, rete per la pace subito, Senigallia. Presentazione allo spazio Oana di Senigallia del romanzo Le onde della sera di Bettini, appuntamento per la rassegna letture sorseggiando un tè. Lo sport Serie B con Rinaldo Avalanga sul CUS Macerata, calcio a 5, la Palanevola termina 9-0 per i padroni di casa, Capitan Campolucci premiato con una targa per i 300 gol segnati. Le Marche si presentano alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 con grandi novità. L'obiettivo, secondo le parole del presidente Acquaroli, è quello di costruire un'immagine forte delle Marche in Italia e all'estero e i presupposti ci sono tutti. L'appuntamento con l'evento nazionale più importante di promozione del settore turistico è in programma alla Fiera di Milano City dal 12 al 14 febbraio. Il programma è un programma intenso dove si coinvolgono i territori, le eccellenze, i distretti per presentarci ai mercati turistici internazionali cercando di accrescere la programmazione e dall'altra parte anche la promozione del nostro territorio. L'obiettivo è rafforzare la presenza degli stranieri e degli italiani, di tutti coloro che possono apprezzare le nostre bellezze, le nostre eccellenze, il lusso ma anche il paesaggio, l'enogastronomia e tutte le altre opportunità che nella regione si possono vivere. Cercheremo di dare un'immagine che sia coordinata con le grandi potenzialità turistiche e il grande protagonismo che devono avere le Marche in questo settore. Sarà uno stand completamente nuovo, uno stand che avrà due punti focali che poi verrà comunque presentato nel corso della conferenza stampa, una parte dove c'è un soppalco, in questo soppalco faremo le degustazioni fatte dagli chef stellati. Sotto ci sarà un'area espositiva che poi sveleremo che cosa metteremo, poi dalla parte opposta avremo l'area talk. La cosa molto bella dell'area talk è questo grandissimo video che viene messo dietro, 5 metri e mezzo per 3, quindi avremo 16,5 metri quadri dove potremo proiettare tutti quanti i filmati promozionali delle Marche per far sì che tutto quello che c'è a livello di eccellenza possa essere visto da tutti quanti i visitatori della BIT. Bonus Cultura 18 app per 18enni. Tutti i giovani nati nel 2004 possono iscriversi tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica al sito 18 app per accedere al bonus cultura, che consiste in un bonus del valore di 500 euro utilizzabile per acquistare biglietti del cinema, del teatro, dei concerti, per partecipare a eventi culturali, musei, per acquistare libri, abbonamenti a quotidiani, periodici anche in formato digitale. È possibile anche accedere a corsi di teatro, di musica e di lingue straniere. Le due scadenze da tenere a mente sono 31 ottobre per la registrazione al sito 18 app e 30 aprile 2024, termine ultimo per spendere il bonus. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini,
ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC. Ci riconosceremo al volo. Appuntamento con una foto al giorno. Lo scatto di oggi appartiene a Massimo Mariselli dal titolo Orizzonte. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le condizioni meteo sulle Marche di venerdì 10 di febbraio, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 7 gradi, la minima di 1. I venti saranno tesi e il mare mosso. Grazie per averci seguito. A domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.